Buonasera e ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. Cominciamo dal calciomercato. Dopo il Frosinone c'è anche il Perugia sulle tracce di Jacoponi, giovane esterno dell'Arezzo. Intanto questa potrebbe essere la settimana chiave per Scotto e Ferri Marini. Ormai è una corsa al rialzo, c'è un'asta per avere informazioni su Daniele Jacoponi, una delle poche note liete della disgraziata stagione dell'Arezzo da poco passata in archivio. Dopo Torino, Genoa e Parma, anche Frosinone e per ultimo il Perugia stanno sondando il terreno. Il problema è che l'Arezzo comunque vada andrà a prendersi solo un premio di valorizzazione. Il ragazzo infatti alla fine del mese si svincolerà e potrà piazzarsi dove meglio crede. Per Jacoponi è una stagione da sogno. Ha iniziato l'annata in Serie D per poi approdare all'Arezzo, dove in poco tempo ha conquistato la fiducia degli allenatori. Il punto più alto lo toccò contro il Materica, dove mise a segno una rete molto bella. Poi una leggera flessione comprensibile per un ragazzo di 20 anni. Adesso è pronto per fare il grande salto, ma dovrà stare attento a non fare lo stesso errore di Caso, che per forza volle andare al Genoa e ha trovato pochissimo spazio. In pratica una stagione buttata via per lui. Per quanto riguarda gli arrivi, sono sempre gli attaccanti Scotto e Ferri Marini quelli in cima alla lista di Enzo De Vito. La settimana potrebbe essere decisiva per il loro futuro. Vittorio Donati è un'altra delle rivelazioni in questo Montevarchi lanciato verso il ritorno in Serie C. In vista del match di Siena, Donati ricorda anche l'episodio dell'andata che lo vide protagonista. Sentiamo. È una delle rivelazioni della stagione in casa Aquilotta. Vittorio Donati si sta giocando una fetta importante del suo futuro con la maglia del Montevarchi. Lo abbiamo intercettato proprio in vista della trasferta di Siena, formazione che proprio all'andata venne battuta grazie ad un suo gol. Ora siamo compatti e aspettiamo con ansia queste ultime quattro partite da giocare al massimo. Ecco, questa sosta un po', come l'avete valutata? Abbiamo con Mister Malotti siamo sempre stati sul pezzo, anche perché i ragazzi che vengono dal 2004 al più vecchio Emanuele Giustarini danno sempre il massimo, quindi sempre concentrati verso l'obiettivo. Ecco, domenica la trasferta di Siena, una trasferta che forse potrebbe essere lo spartiacque della stagione. Sì, una bella trasferta in un momento un po' delicato e dobbiamo essere bravi noi a riuscire a portare a casa il risultato. Tra l'altro, se la memoria non mi inganna, te Siena ha portato fortuna in passato, no? Sì, l'unico scontro all'andata abbiamo vinto 1-0, putaso, grazie a un mio gol. Bene, e lo stato di salute della squadra? Tutti bene? Stiamo riprendendo e vediamo di essere tutti al completo per il Siena. Finisce in parità 2-2 l'atteso recupero tra Trastevere e Siena. Il 2-2 fa sorridere il Montevarchi, che mantiene una bella quota di vantaggio nei confronti della squadra capitolina. E domenica gli Aquilotti saranno di scena a Siena nel penultimo test più pericoloso della stagione. Voltiamo pagina, parliamo di eccellenza. La Terranovese Traiana già ha i play-off nel turno del 2 giugno, penultimo del mini torneo di eccellenza. Arrivano utili indicazioni per la Terranovese Traiana. Ecco i risultati di oggi: Collegiana Antella 0-1, Poggi Bonsi Valdarno 1-0, Signa Pontassieve 1-0, Terranovese Traiana Firenze Ovest 3-1. Alla luce di questi risultati, ecco anche la nuova classifica: Poggi Bonsi 19, Terranuova 17, Fortis 11, Antelle Valdarno 10, Collegiana 9, Pontassieve e Signa 5, Firenze Ovest 1. Il Sansepolcro lancia un progetto internazionale per il calcio, lo ha spiegato Giorgio Lacrimini, che è stato ospite nella scorsa puntata di Block Notes. Giorgio Lacrimini, un progetto che ha lanciato il Sansepolcro è un progetto internazionale, no? In cui i ragazzi un po' da ogni parte del mondo potranno abbinare
studio e calcio. Di cosa si tratta? Sì, diciamo che è stata un'occasione e noi non l'abbiamo presa al volo, siamo stati scelti per questo progetto, che è un progetto che vede oltre 30 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che verranno qui nella nostra valle, ospitati da due strutture che sono il convitto INPDAP di San Sepolcro e quello di Pieve Santo Stefano, e saranno quindi come ripeto una trentina di ragazzi che abbineranno allo studio anche lo sport. Saranno impiegati in un campionato probabilmente, e ora dobbiamo vedere un po' la formula che è prevista, però è un progetto importante di visibilità per noi soprattutto, ma anche un'occasione di integrazione per questi ragazzi che si alleneranno qui nei nostri impianti, verranno a contatto con quello che è il nostro settore giovanile, quindi vivranno la nostra zona in tutto e per tutto. E si conclude così anche questa edizione del nostro TG Sport. Grazie a tutti voi per l'attenzione, un buon proseguimento sui programmi di Teletruria.